Eccoci qua, buonasera a tutti, nuova puntata di Sentiamo la Sua. L'ospite di questa sera, mi permetto di dire che è un ospite eccezionale, non solo per quanto mi riguarda, ma credo anche per quanto riguarda l'opinione pubblica, è l'assessore al bilancio, l'avvocato Di Paolo. Buonasera, Buonasera, buonasera Gianluca. grazie soprattutto, innanzitutto, di aver accettato il mio invito. Volentieri. È la prima volta che ci vediamo. Sì. È un mese che è stato approvato il bilancio, io per un mese l'ho inseguita, e ho fatto una corte giornalistica e finalmente ci sono riuscito ad avere la mia ospite. Non mi sono fatta raggiungere fino ad oggi. No, lei era sempre impegnatissima e si può ben capire perché sembrerebbe, uso il condizionale, lei mi smentisca subito che le casse di Palazzo Il Piccio non siano poi Già. così floride, così ridondanti di monete oppure di carta moneta, per cui ogni giorno lei veramente deve fare i salti mortali. Facciamo i conti con i conti tutti i giorni, Soprattutto lei. soprattutto io, ma anche gli altri uffici, perché è ovvio che non sono solamente io a dover fare i conti con i conti, ma sono soprattutto gli uffici che poi devono impegnare le somme. Se non ci sono i soldi, purtroppo diventa difficile un po' fare tutto. Senta, le faccio una prima domanda, così può darsi pure che sia una banalità, oppure come, perché banalità è un termine che usano quelli che parlano bene, ma io invece che parlo male, che può essere una stupidaggine. Abbiamo rischiato come comune veramente il default? Allora, io non voglio Ecco, essere pessimista, no, perché non voglio dire che lo rischiamo ancora. Non lo Ah, voglio ecco. dire, non lo voglio dire, però ci Come no? sono alcune situazioni particolarmente delicate che rischiano di non rientrare, diciamo così, sicuramente non rientreranno da sole e quindi ci vorrà anche per esempio l'aiuto dello Stato perché noi abbiamo una perdita di gettito previsto a causa del Covid di circa 8 milioni di Ma non euro. solo il Covid, però. Beh, diciamo che questo è un fattore molto importante perché se avessimo quello, se avessimo garantito quel gettito, che è il gettito ordinario di tutti i comuni, saremmo molto più tranquilli. È ovvio che oggi non possiamo ragionare neanche in quei termini, quindi ci servirebbero delle misure compensative Ok. adeguate. Questo è il primo dato e è fondamentale. Lei è stata molto in difficoltà sul fatto che, per esempio, mancano sempre questi famosi, tra virgolette, 2 milioni dell'autorità portuale, 2 milioni all'anno, no? Neanche quest'anno li Allora, i recupera. 2 milioni, però in realtà l'autorità portuale comunque, diciamo, a livello, mancano i 2 milioni perché mancavano i progetti. Insomma, lei lo sa bene Sì. come funzionava quella Oh. di compensazione. È vero che mancano i 2 milioni perché mancano i progetti, quindi non si tratta comunque di ordinaria amministrazione. Ovvio che se io devo fare un'opera compensativa o comunque un'opera con l'intervento dell'autorità portuale, ma il progetto non c'è, va da sé che in realtà io non sto perdendo la copertura di un'attività che è diciamo ordinaria all'interno dell'amministrazione, Ok. perché un conto è non avere i soldi per fare manutenzione ordinaria, lì invece i soldi sono destinati a ogni singolo progetto, quindi è normale che è vero che mancano i soldi, quindi non possiamo pensare a un grande progetto in questi ultimi 2 o 3 anni, quindi abbiamo perso la possibilità di fare grandi progetti e grandi opere per Civitavecchia con i soldi dell'autorità portuale, che sarebbe stato fantastico per Civitavecchia Beh, ovviamente. Però certo. dall'altra parte è vero pure che non ci viene a mancare la sostanza ordinaria, quindi non possiamo imputare alla perdita di 2 milioni per No, 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 questo, perché magari no, non dico però ristrutturiamo una lei scuola ci ha o avuto una certa questo. difficoltà perché non ci ha potuto contare concretamente. Non abbiamo potuto contare, però io mi ripeto, quindi Oh, sono soldi già ho impegnati. già Cioè impegnato, nel perfetto. momento in cui il comune propone un progetto all'autorità portuale, l'autorità portuale lo approva perché questo è il meccanismo Sì. effettivo che dovrebbe funzionare tra comune e autorità portuale per la dazione di questi famosi 2 milioni di euro. Esatto. Ovvio che quei soldi vengono tutti completamente impegnati per quel progetto. Perciò noi Ok. non abbiamo perso, abbiamo perso la possibilità di Molto fare chiaro. tante cose e tanti progetti per Sarà addirittura Civitavecchia. trasparente. Però non lo so se per qualche giorno o addirittura per qualche attimo, avete temuto che il Covid-19 potesse influire negativamente sull'entrata da parte di quello che sarà l'outlet che dovrà sorgere a Fiumaretta. Allora, Questo è vero? io innanzitutto
tengo di nuovo perché il... Se ne è parlato, no? Sì, però io la prima cosa è la precisazione sul fatto dell'outlet, non è un outlet, io l'ho detto tante volte, ma non è solamente una questione terminologica. Non è che io non parlo di outlet così abbiamo risolto il problema come nei commercianti, è che noi abbiamo fatto proprio una delibera di giunta volta a questa finalità, cioè affinché questo non sia un outlet, abbia perso proprio totalmente le caratteristiche dell'outlet. Che cos'è? Perché anziché ospitare i 200 e passa 130 negozi che doveva ospitare inizialmente, ne ospiterà solamente 34 e non è escluso perché il grosso lavoro che il comune deve fare è quello con gli armatori, è quello con le compagnie. Poi sono riservato solo a chi entra e chi esce dal porto. Lì ci sarà da fare un discorso di flussi, che già abbiamo cominciato a fare ovviamente, e quindi dovremo fare in modo di far passare lì i croceristi solamente in uscita, per esempio. Se noi li facciamo uscire da lì, quindi al momento dell'imbarco, è ovvio che il commercio di Civitavecchia non ne risente più, perché non va più ad interferire quello che lei chiama outlet, ma che in realtà non è un outlet, è un hub, è uno snodo. Quello che noi abbiamo concepito, perlomeno quando è stato presentato a me il progetto che appunto portava come nome outlet, io la prima cosa che ho richiesto è di cambiare questo. Sì, cioè non deve essere assolutamente un outlet. Io mi attengo a quello che ho letto, sì. Mezzi di informazione, sì. Quindi voi ci avete anche un ufficio stampa, potete... L'abbiamo detto, è, no? Io l'ho detto tante però volte. Però poi i giornali se ne sono... Io l'ho detto tante volte e abbiamo fatto anche dei comunicati su questa cosa. Poi, dopodiché, come viene riportata la notizia sui giornali, io non sono solita, e lei forse lo sa e mi ha capito, alzare il telefono, chiamare il giornalista di turno e dire io utilizzo i canali istituzionali perché mi piace che tutto sia istituzionalizzato e che tutto passa per però i canali adeguati. Lei fa bene perché tanto va bene così. La colpa è sempre dei giornalisti. Sempre dei giornalisti. Sempre dei giornalisti, ma per carità, e ci mancherebbe. Noi facciamo quel mestiere lì proprio per, ecco, per farci lavorare. Questo. Ma anche per far lavorare voi. Certo, cioè, è giusto. La giusto. Sua categoria di avvocato. Ecco, senza il malato il medico non cura, quindi. Senta, ha provato soddisfazione? No, anzi, questo ci passo dopo. Quanta difficoltà c'è stata nel redigere o non lo stilare? Usi il verbo che più le piace. Il bilancio. Il bilancio. Allora, l'impatto iniziale è stato, direi, come dire, scioccante. Addirittura? Direi, sì, l'impatto iniziale sì, perché io pensavo di trovare una situazione negativa, l'abbiamo detto prima, no? dei conti del comune di Civitavecchia, ma non pensavo di trovare una situazione drammatica. Drammatica. E quando, è certo, perché ci veniva detto che nelle casse del comune comunque c'era liquidità, ci veniva detto che c'erano 20 milioni di euro. Allora, mi scusi, tanto noi è un faccia a faccia il nostro. Certo. Ci hanno raccontato un sacco di bugie. Di bugie. Di bugie, era meglio un altro termine, però... Diciamo che c'è avuto una pausa. Chi utilizza le parole poi le... Cioè i pentastellati ci hanno raccontato un sacco di bugie. Beh, i 25 milioni di euro, io lo dico dall'inizio, che non esistevano, era l'anticipazione di tesoreria, ma avere un debito, la possibilità di arrivare a che questo debito venga, diciamo, ampliato fino a 25 milioni di euro, non è un vantaggio per la città, perché significa comunque produrre degli interessi, che poi devono essere pagati, quindi è ovvio che non è un vantaggio per il Comune di Civitavecchia avere l'anticipazione di tesoreria, sicuramente è una possibilità che è prevista dalla legge. Quindi bene, perché lo avrebbero dovuto fare necessariamente, però il fatto di usufruirne e continuare ad usufruirne purtroppo diventa uno svantaggio, perché produciamo in continuazione, ogni volta che noi utilizziamo la cassa del Comune di Civitavecchia noi stiamo producendo dei debiti. Quindi lei sta dicendo che ancora oggi, ad un anno di distanza dall'insediamento a Palazzo del Pincio da parte dell'attuale maggioranza, poi lei che è un assessore tecnico, scusi. No, io sono in quota Lega. Io sono in quota Lega, sì, ma effettivamente. Effettivamente. Ma faceva parte, ha partecipato. Sì, sì, ero anche candidata. Era anche candidata. Con la lista della Lega. Scusi la mia ignoranza, non è costituito. Credevo che fosse un assessore tecnico. Comunque, però ci sono ancora delle difficoltà. Sì, le difficoltà ci sono tuttora. Lei le prese veramente con dei grossi problemi.
Sì, però i problemi insomma si affrontano e si superano. Io non voglio dire, l'ho detto inizialmente, non voglio essere, non voglio prospettare, no, delle prospettive appunto nefaste o drammatiche per il comune di Civitavecchia. Io dico che è un comune comunque che ha delle grosse criticità, che ha delle grosse problematiche. Abbiamo detto che a causa del Covid poi mancherà ulteriormente il gettito. Abbiamo detto di quali sono le criticità, perché io ho iniziato proprio da lì nell'esporre il 16 giugno il bilancio. Io ho parlato prima innanzitutto delle criticità del bilancio di Civitavecchia. Questo le fa onore. Quindi non ho parlato... Assessore, le fa onore. Lei fa parte della categoria che si attiene scrupolosamente alla Realpolitik, per cui sì, bene, per me non ci dobbiamo nascondere, dire queste cose. Non è giusto, non è giusto per i cittadini. Oggi siamo in pagamento Tari, per esempio, no? E esatto. Tanti cittadini si lamentano, adesso mi sono anticipata la domanda. No, va bene. Allora, le faccio fare la domanda così. No, può fare anche la domanda e si dia una risposta. Cioè, va bene. Naturalmente 5 Stelle, il ruolo degli oppositori sta benissimo. Lo fanno sempre. Stiamo in un regime democratico, per cui è giusto. Cioè, loro dicono, come mai questa Tari che arriva come una mazzata, che soprattutto, anziché essere rateizzata in 4 parti, è stata addirittura in 3 parti, dovrà essere pagata in 3 rate. Esatto. Ecco, cosa risponde lei? Io rispondo che la prima rata cadeva ad aprile. Era impensabile far pagare la Tari ad aprile, perché poi la Tari non riguarda solamente il cittadino che magari ha continuato a percepire lo stipendio, ma riguarda anche per esempio le attività commerciali più colpite in assoluto, perché sono state anche chiuse durante il periodo Covid. Quindi era impensabile di farlo pagare ad aprile, però... era impensabile di farlo pagare a maggio, era impensabile di farlo pagare a giugno, però è impensabile non farla pagare, perché noi abbiamo delle spese, dei costi che dobbiamo coprire necessariamente, quello per legge, quindi non mi potevo sognare di non far pagare la Tari, e quello è ovvio. Quindi abbiamo confermato le aliquote per una serie di meccanismi lì imposti anche per legge, perché il piano economico finanziario della CSP ancora non è arrivato sui costi della Tari. Però la legge, appunto, il governo ha consentito a CSP di rinviare la redazione del PEF, del piano economico finanziario, alla fine dell'anno. Quindi noi sapremo quali sono i costi effettivi affrontati per questo anno solo alla fine del 2020. Però quindi avete pensato di confermare le tariffe precedenti in 3 step. Dopodiché o facevamo un'unica rata e finale, che sarebbe stato ancora peggio, a mio avviso. Certo. Oppure avremmo dovuto rateizzare, ma fare dei piccoli pagamenti. Allora, anche lì, pensare di dover far pagare agosto è impensabile, perché è vero che vorremmo anche che i civitavecchiesi pensassero alle loro vacanze. Quindi, magari ad agosto lasciamoli liberi di fare altro. La prima rata scade il 31 luglio, la seconda rata scade a settembre, la terza rata scade a novembre. Non era possibile fare ulteriori... ottobre questo. La terza rata. A novembre. Novembre. La terza rata a novembre. Ottobre salta. Luglio, settembre, novembre. Ma anche quello per dare un'equità. Salta ottobre. Sì, appunto. Sì, sì. Stavo per dare questo. 2 mesi, insomma, di possibilità. Poi io capisco che chi è rimasto chiuso dice oggi, ma io dove li prendo i soldi per pagare se non ho ricominciato a lavorare e a rimettere a regime la mia attività? Io questo lo capisco. Però è pure vero che noi non perseguiremo nessuno se salterà il pagamento della prima rata, questo è anche è ovvio. Certo che però ogni cittadino deve essere responsabile, io per prima, perché io sono una cittadina di Civitavecchia e pago le tasse a Civitavecchia e dovrò pagare la Tari. Però se fosse stato confermato il pagamento in 4 rate, sì, non ci sarebbe stata la polemica. Anche se, pagamento confermato in 4 rate, ma se sempre a partire da aprile? Da quando? A partire da quando? Da luglio? Ma è quello che contesto. Ma è quello che contesto io in questo punto. No, perché ognuno prende delle decisioni, è responsabile delle decisioni che assume, e secondo me dividere in 3 o 4 rate diventa veramente una polemica sterile. Secondo lei i 5 Stelle hanno scatenato una tempesta con un bicchiere d'acqua? Come sempre, direi anche. Ah, ecco, come sempre. Come sempre. Va bene. Direi anche come sempre. No, perché anche sulla tassa d'ingresso. La sua opinione, per carità. Assolutamente sì. È la mia opinione e io sono sempre, insomma, le porto avanti le mie opinioni. Non è che non mi nascondo dietro a un dito. Ma lei mi sta leggendo... Nel pensiero. Nel pensiero. Siccome io, vabbè, adesso io me ne vado.
Sì, arrivederci. Faccio da sola. Ma troppo, veramente forte l'assessore. Veramente è un piacere intervistarla. Ah già, comunque, siccome l'ha toccato quel tasto, ma sta polemica sulla tassa d'ingresso. Ah, la tassa d'ingresso. Allora. La polemica quale? Perché capiamo qual è la polemica. Pure lì è stata fatta. Sempre dei 5 Stelle. È stata fatta. Certo. Allora, io oggi ho portato in commissione bilancio i dati degli introiti della tassa di ingresso. Ieri ha portato in commissione oggi. Bilancio. Ieri. Oggi. Oggi è martedì. Ieri. Oggi, ieri. Ieri, scusi, ha ragione. No. Ieri. Perfetto. Allora, appunto, ieri abbiamo fatto commissione bilancio e nella mattinata io ho portato quelli che sono i dati degli introiti della tassa d'ingresso. Dati assolutamente deludenti. Allora, se il Movimento 5 Stelle... Deludenti perché? C'è stato... Perché gli incassi sono proprio minimi. Senta, parliamo del 2017, sono stati incassati circa 40.000 euro, 46.000 euro, nel 2018 circa 39.000 euro. Allora adesso io vorrei capire come il Movimento 5 Stelle intende compensare la problematica dell'inquinamento o della manutenzione delle strade, dove una bretella porto interporto ci costa 1,5 milioni, il rifacimento della bretella porto interporto, come intende compensare con degli introiti così bassi, prima cosa. Seconda cosa, io ho scelto questo momento, noi, l'amministrazione ha scelto questo momento per eliminare la tassa d'ingresso proprio perché è un momento storico particolare. Quindi è vero, ieri mi è stato contestato il fatto che comunque non incide in grande parte, no, sul costo della crociera. Effettivamente non incide, però il comune può dire alle compagnie, può dire no, venite a Civitavecchia, noi vi abbiamo anche tolto la tassa d'ingresso. È vero che non incide sul costo effettivo, però secondo me anche a livello psicologico può dare un incentivo. È un invito un'altra volta per creare... È un invito a ripartire con le crociere da Civitavecchia. Ormai pare ufficiale che dal 20 agosto si riparte con il crocierismo. E quindi noi incrociamo le dita e speriamo che questo anno serva per mettere in regola la tassa d'ingresso, perché la tassa d'ingresso, così come era concepita, non andava bene. L'ingresso deve essere regolamentato all'interno delle città, ma questo non lo dico io, non lo dice l'assessore Di Paolo, lo dice la normativa, lo dice il codice della strada, l'articolo 7 in particolare. Tutto il mondo. E poi esiste proprio... regolamentata in un certo modo, esiste in tutto il mondo, ogni, con le ZTL, ZTL che non sono state mai messe in regola. Oggi sono uscite anche le norme attuative del Ministero dell'Interno, nel 2019 sono uscite, e noi ci dobbiamo rifare a quella normativa per mettere a regime un sistema di controlli di ZTL. Oggi mi è stato contestato dal Movimento 5 Stelle, vabbè, ma perché semplicemente... E non fate i controlli, ma perché non li avete fatti voi? È dal 2014 che questa tassa è in vigore e abbiamo degli introiti così bassi. Però lei sa benissimo, se vuole entrare a Capri paga un tasso, se vuole entrare a Ischia paga una tassa, se vuole entrare a Venezia paga una tassa. E così, ma noi facciamo in modo che oggi di incentivo, non solamente con questo provvedimento, è ovvio che io non pretendo che si riaprano le crociere grazie all'abolizione della tassa d'ingresso, non sono così stupida o così sprovveduta. Allora, io penso che il Comune deve dare tutti i segnali che può dare. Questo è uno dei segnali, dopodiché bisognerà fare un lavoro con i servizi competenti, quindi chi si occupa di turismo dovrà attivarsi per fare in modo che le crociere vengano riattivate qua sul comune di Civitavecchia, soprattutto per riniziare dal porto di Civitavecchia. Il crocierismo è una cosa proprio globale, è internazionale, per cui, certo. Però dobbiamo fare in modo che intanto iniziamo da qua, poi dopo ovviamente se rinizia a livello internazionale noi siamo ben felici. Siamo il secondo porto del Mediterraneo, quindi dobbiamo puntare su quello. Partiamo da una base solida. E non c'è momento migliore di questo in cui noi probabilmente non avremmo incassato, avremmo incassato poco o niente per la tassa d'ingresso anno. Intanto però possiamo metterci a regime con la ZTL fatta in modo adeguato. Esatto. Quindi magari per il 2021, inizio del 2022, non so quanto ci vorrà per fare poi un provvedimento adeguato, una ZTL adeguata, saremo pronti quando tutto sarà ripartito, perché noi ovviamente ragioniamo in maniera ottimistica, in maniera positiva. Io non voglio pensare che richiudano tutto, questo non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere, però non ci voglio pensare. Io voglio pensare che
questo anno sarà un anno cuscinetto che ci servirà per ripartire, per mettere in atto tutti i provvedimenti che ci ha indicato il Ministero dei Trasporti, in modo che noi saremo pronti, quando le crociere ricominceranno con un certo ritmo, ad avere per Civitavecchia quello che a Civitavecchia aspetta. Intanto però credo che ci sarà un bel passaggio, perché naturalmente per le isole si può andare. Sì, quindi, questo ricomincerà. Quindi sarà l'estate, sperabilmente. La sfanghiamo, molto, diciamo molto così. Potremmo sfangare l'estate. Beh, va bene. Quindi questa è la risposta ai pentastellati, che poi lei ha già dato in sede di commissione. Sì, sì. Poi sono riuscita di nuovo anche con un comunicato, perché secondo me, anche se l'accusa veniva dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, è giusto che comunque i cittadini che leggono anche quella parte politica, è giusto che abbiano l'adeguata informazione. Io spero di averla data, io spero di aver chiarito questi punti. Poi ovviamente ognuno rimane della propria opinione rispetto all'operato dell'amministrazione. Certo, assessore, lei ha provato, lo confessi, qui è un po', diciamo, una domanda un po' da gioco della verità, no? Come facciamo da bambini, no? Lei è giovane. Proviamo, sì, sì, lo ricordo. Ha fatto pure lei, giovane. Obbligo o verità, era quello. Vediamo se preferisco l'obbligo alla verità. Un'intima e sicuramente bella soddisfazione quando è stato approvato il bilancio. Sì. Vero? Sì, sì, io devo dire la verità. Così ha coronato, dopo un lavoro molto duro. Sì, sì, un lavoro di un anno, un lavoro difficile e comunque tutti i Ma l'applauso miei... dell'opposizione come l'ha preso? Allora, come due dita negli occhi, sì. Ma non perché... Allora, mi fanno piacere sempre i complimenti, ma questo è ovvio, però so benissimo che l'opposizione fa l'opposizione, quindi dopo la crisi... ovviamente della nostra maggioranza, dopo il rimpasto, nel senso che comunque c'è stato un rimpasto, e comunque sarà detto che l'assessorato al bilancio poteva andare, l'ho ripreceduta. Ma ha fatto bene perché... Io ho portato a termine il mio lavoro e quindi sono stata molto felice di poter portare a termine un lavoro, e mi sarebbe molto dispiaciuto non discutere il bilancio in quella sede, perché comunque avevo impiegato tanto tempo e anche con gli uffici, insomma, avevamo fatto un gran lavoro, quindi mi sarebbe molto dispiaciuto. Però di fronte all'applauso dell'opposizione? Di fronte all'applauso dell'opposizione io, potete dire, non mi servono gli applausi dell'opposizione, preferirei non arrivassero gli applausi dell'opposizione e che arrivassero solamente gli applausi della mia parte politica. Beh, io un confronto positivo sempre, questo sì, ma bisogna vedere se l'applauso è sincero oppure no. Questo perché qui... poi l'opposizione che non approva o comunque si astiene sempre rispetto alle delibere che vengono portate in consiglio, io però è un'opposizione che non capisco. Ma qualcosa è stato emendato? Al bilancio no, non sono stati presentati emendamenti. E allora? Non sono stati presentati emendamenti. Penso. Allora sì, però quello che io dico è perché non votarlo? Cioè, un provvedimento, io capisco che l'opposizione deve fare l'opposizione, ma quando il provvedimento è, lo giudico positivo, lo applaudo, allora non riesco a capire per quale motivo non votarlo. Perché l'astensionismo a tutti i costi? Perché votare negativamente a tutti i costi? Cioè, non è detto che una minoranza o comunque l'opposizione debba sempre necessariamente. Però c'è da chiedersi se, a parte inverse, se fosse avvenuta, sarebbe accaduta la stessa cosa. Beh, se lei lo chiede a me, le posso dire, le posso rispondere come... No. Adesso, io personalmente le posso rispondere, ovviamente non posso sapere quello che fanno gli altri. Ha accennato a questo rimpasto. Sì. Ma quanto dura questo rimpasto? Quanto dura il rimpasto? Lei fa parte della maggioranza. No, infatti... Fa parte della giunta. Sì. Perché ancora... qui io ho fame... Sembra che non sia finito, dice lei. Queste fettuccine, quando arrivano? Insomma, quando arrivo? Ancora se sta rimpastando. Innanzitutto non sono io, no, in questo caso, la massaia, quindi lo chiede a chi è seduto probabilmente al tavolo con lei. Ma lei non è curiosa di sapere quando finisce questo rimpasto? Io no, io penso di dover lavorare e basta. Io mi sono messa a servizio di un partito, lei prima mi ha chiesto... lei è assessore, indipendente sì. No, credevo che fosse un assessore tecnico. Tecnico, no, io confermo di essere un po' da Lega. Certo. E
A mio modestissimo parere, lo so che farò un discorso e magari verrà percepito come il solito discorso da politico, ma non è così. Io mi sono messa a servizio del partito. Allora, il mio partito dice, ha come slogan, la Lega si serve, non ti devi servire della Lega. Allora, io oggi ricopro un incarico. Finché servirà che io ricoprirò questo incarico, io non penso che la Lega mi prenda e mi butti nel cestino. Io penso che quando uno aderisce a un progetto politico, se anche non fa l'assessore, farà qualche altra cosa all'interno del proprio partito politico, ma non necessariamente un incarico, darà il suo contributo, darà la sua mano, non necessariamente con un incarico. Io, anche se, questo è il senso vero della politica, se secondo me. Anche se stringo la mano, perché lei sta facendo un discorso che è veramente straordinario, però mi deve consentire, io faccio il giornalista, certo. Io leggo che questa maggioranza, dopo un anno praticamente, diciamo una fase di rodaggio, sì, chiamiamola così, c'è bisogno di rivedere qualcosa, rimpasto, tant'è vero, cambia un assessore, salta un assessore al commercio, in un momento particolarmente topico, coronavirus, la crisi più grossa è quella dei commercianti oltre che dei cittadini normali che naturalmente cosa? L'assessorato al commercio ancora è vacante, allora io a quel punto poi sento dire, però il rimpasto non finisce qui. Da chi l'ha sentito dire però il rimpasto non finisce qui? Sui giornali. Ah, sempre dai giornali, quindi... L'avrà letto anche lei. Sì, vabbè, non voglio dire, la fonte... Allora, bisogna vedere chi è che dice, perché io leggo anche che io sono dimissionaria. Il Movimento 5 Stelle, gli attivisti del Movimento 5 Stelle dicono che io sono dimissionaria. Allora, se sono dimissionaria forse lo dovrei sapere per prima. Dovrei sapere. Lo scrive TRC. Dicono. Lo scrive TRC? No. No, dice che il sindaco ha detto. Dice che il sindaco ha detto che io sarei dimissionaria. Non mi risulta che il sindaco abbia fatto un'affermazione di questo genere, anche perché se io sono dimissionaria lo dovrei sapere. A me risulta, invece, a me risulta, traballa la poltrona dall'assessorato al bilancio, e questo lo sa pure lei. Lì io, dopo questo bilancio approvato e che ha destato veramente grosso interesse e soprattutto approvazione, lasciamo aperte l'opposizione, però per come è stato redatto e come è stato concepito e come è stato costruito, perché mi sono chiesto, sta traballando la poltrona dell'assessore al bilancio? Perché traballa? Traballa questa poltrona? Perché tutti sono sicuri del fatto che traballi. Io sono ancora seduta. Non mi sento, e anche questa curiosità, io devo dire la verità, non me la spiego molto, perché sembra quasi che tutti si preoccupino delle mie sorti. Ma tutti non è. Tutti chi? Lei per esempio oggi mi sta facendo questa domanda, gli attivisti del Movimento 5 Stelle parlano del mio posto, della mia posizione. Allora parli politicamente, il PD, un giornalista, il PD mi curioso, fa i complimenti, no? In consiglio comunale mentre siamo in discussione del bilancio, dicendo però le fa onore, assessore, essere qui oggi a discutere il bilancio, visto che sappiamo che se ne andrà. Tutti mi dicono che me ne vado, però... ragione. Sì, ma io oggi ho dato la conferma del contrario. Io oggi sono venuta qua, invitata da lei, come assessore al bilancio. È passato un mese da quando abbiamo discusso il bilancio. Si diceva Vox Populi? Vox Dei. Lo conosco. Lo conosco, e nei detti c'è sempre un fondamento di verità. Atto di questo. Però non è la mia preoccupazione. Allora, io quello che... E non dovrebbe essere neanche la preoccupazione... Anzi, io sono sicura che non è la preoccupazione dei cittadini. Perché ai cittadini, di chi è seduto su quella poltrona, non gliene frega nulla. Sì. Scusi, il termine me lo passi. No, non gli interessa. Non gli deve interessare, e fanno bene a non interessarsi di questo. Perché i cittadini vogliono delle risposte. Io sto continuando a lavorare, sto cercando di dare quelle risposte. È ovvio che tutte criticabili, perché chi fa, come diceva ma mia se nonna, c'è l'assessore che sbaglia. Però, se ci fosse l'assessore che non desse risposte... Però i cittadini potrebbero dire, ma perché lo mandano via? Certo. Non è il caso suo, l'ha preso gli applausi. Sì, ma bisogna dire se i cittadini la pensano allo stesso modo, io mi auguro di sì. Io sto facendo il mio lavoro perché è giusto che io faccia il mio lavoro. Quello che io dico, riagganciandomi a quello che stavo finendo di dire prima, è che ai cittadini non interessa assolutamente se sono seduta io lì su quella poltrona. Lei lo sa che ci sono...
dei bilanciamenti politici, lei lo sa, quindi lei mi fa questa domanda sapendo già la risposta. È ovvio che se in consiglio comunale non ci sono, alcune parti non sono rappresentate, lei lo sa che Giancarlo Frascarelli e Pasquale Marino sono usciti da Forza Italia, quindi è ovvio che il nuovo bilanciamento della giunta è stato determinato anche da questo fattore. Sta dicendo che sono usciti da Forza Italia perché sono scontenti, si aspettavano un incarico? No, assolutamente no, però è normale che se due assessori rappresentano una forza politica, e in quel caso erano Roberto D'Ottavio e Sandro De Paolis, e erano due perché i consiglieri erano un certo numero, è ovvio anche che perdendo due consiglieri si deve ribilanciare la giunta. Quindi io qui non ci vedo niente di... Perché si tratta di una questione di rappresentanza, e la rappresentanza, grazie a Dio, secondo me, sintomo di comunque sia di democrazia. Io no? faccio perché parte pure che... di quelli, tra quelli, non mi scudo perché a pezzo al male... Sì. Non spesso ci fa peccato, spesso ci si azzecca, lo sa pure lei. Lo so, li conosco, i detti popolari li conosco tutti. Però lei è una new entry politica, però bella tosta, Eh beh, questo non lo posso dire io lo lascio dire a lei. Lo sto dicendo io. E io lo prendo come un complimento. Si è affacciata per la prima volta alla politica. Con un ruolo importante, sì, direi che fa tremare le ginocchia, le dico la verità, nel senso che io prima di prendere, di assumere questo incarico non ci ho dormito. Allora confessi. Due notti almeno non ho dormito. È passato qua, ecco, pure qui mi ha letto nel pensiero. Visto. Perché la domanda era quella, veramente? Sì, perché comunque... Roba da perdere il sonno? Sì, manca ancora oggi. Ancora? Perché è ovvio che io perlomeno... mi accaloro io lo sento proprio come un ruolo di responsabilità grandissima, perché noi non solamente io ma tutta la giunta comunale, gli amministratori in generale, chi si occupa di politica ha una grandissima responsabilità. Lei è il motore di questa amministrazione, è vero. Se non funziona l'amministrazione. I nostri amici, quelli che ci seguono, speriamo che siano parecchi, soprattutto per lei, però comunque quelle ci seguono saranno benissimo. Se un bilancio non viene approvato, la giunta va a casa. Certo, sì. L'amministrazione va a casa. Quindi... quella è la prima cosa. È un corpo... Ma la seconda cosa è che non funziona. Corpo nulla. Senza spina dorsale si piega. Certo, cade su se stesso. Ma è per questo che mi sento una grande responsabilità. Appunto. E la sento tutta, non si preoccupi, nel senso che... Non lo faccio, se anche sorrido di fronte a queste domande, che sono comunque domande serissime, non è perché io tratto questa materia o questo argomento con superficialità, è esattamente il contrario. Io mi sento molto responsabile del ruolo che ricopro. Quando prima abbiamo fatto quel discorso, è giusto quello che ha detto lei, ed è proprio, non fa una grinza, però se io vedo l'assessore, inutile, ma io dico io, con i cittadini, vedo un assessore che naturalmente non opera per il bene della collettività, e questo assessore deve andare a casa. Io sono rimasto meravigliato del rimpasto che praticamente ha coinvolto solo, ma poi è pure antipatico perché non stiamo parlando di quello, però in un momento particolare, come spiegavo prima, è saltato un assessorato e oggi è ancora vacante, uno degli assessorati secondo me più nevralgici, però... sicuramente opinabile quello che dico, però. Certo, però è vero pure che le delibere che stava curando l'ex assessore Pescatori le ha portate comunque in giunta comunale, per esempio quella della TOSAP, l'ha portata in giunta, di cui poi tra l'altro mi ero occupata anch'io, perché in precedenza come assessore al patrimonio, di cui si era occupato anche l'assessore allora all'urbanistica De Paolis. Voglio dire, è un lavoro, quello anche su quella delibera è stato un lavoro concertato, non era un lavoro di una persona sola, che aveva fatto un grandissimo lavoro, per carità, quindi senza nulla togliere, però è vero anche che quella stessa delibera è stata portata in giunta comunale il giorno dopo dal rimpasto. Anche questo non fa una grinza. Poi io l'ho scritto pure. Ha fatto un lavoro talmente grande che appunto è saltata. Vabbè, allora senta. Senta, la domanda invece più generale. Lei è nuova dalla politica. Sì. È una new entry, come si dice in gergo, come... quelli che parlano bene,
usano dire, anche perché poi ormai l'inglese ormai è diventato all'ordine del giorno. All'ordine del giorno. Che voto dà questa amministrazione dopo un anno di esperienza nella stanza dei bottoni? Ma che io mi devo dare il voto da sola, devo dare il voto generale alla mia amministrazione, certo, sulle cose che sono state fatte. Certo. Per me allora c'è sempre da migliorare, certo, però è più che sufficiente, quindi direi un 7,5. Non voglio essere larga di maniche perché non mi appartiene neanche questo. 7,5. Proprio quasi la borsa di studio. Quasi la borsa di studio. Beh, secondo me è stato fatto tanto. Io dico anche che questa amministrazione darei anche un voto più alto per il lavoro che ha fatto il sindaco durante il Covid, perché magari per qualcuno sarà scontato, no? Fermare una nave al porto, e andare ad intervenire la notte sui passeggeri, non è assolutamente scontato. Io immagino, io lo dico sempre al sindaco, che se noi avessimo avuto un altro sindaco, probabilmente la situazione di Civitavecchia sarebbe stata molto più critica. No, invece io dico di no. E io invece dico di sì. No. Quindi, per questo, darei anche un voto maggiore. Io sono avvocato. Avvocato validissimo, tra l'altro, mi dicono. Ah, e bene, grazie. Responsabile della salute pubblica. È il sindaco. È il sindaco. E allora, all'interno del porto, ha fatto quello che doveva fare. All'interno del porto il sindaco non ha nessuna giurisdizione. Ma la salute proprio pubblica, perché faccio l'avvocato. Ma la salute pubblica, proprio perché faccio l'avvocato. La salute pubblica viene prima di tutto. Io sono d'accordo con lei. Lui è responsabile della salute dei suoi cittadini e sono d'accordo ancora con lei. Quando arrivano gli imbarchi da Barcellona non si tratta di cittadini di Civitavecchia, si tratta di tutelare i cittadini di Civitavecchia, è ovvio. Ma siccome poi... Ma lì ci doveva essere qualcun altro. Ma una volta che mettono piede per terra, poi attraversano il varco e vengono a Civitavecchia. Assolutamente sì. E allora, però entrare nel porto, entrare nel porto, quello sì. Voglio dire, significa anche mettersi quasi in contrasto anche con altre autorità. Non è semplice. È stato bravissimo. Quindi è d'accordo con me? Ma io, perfetto. Sì, no, sono d'accordo. Però sai com'è? Io a volte certi trionfalismi, certi entusiasmi non li sposo. Per esempio, le faccio un esempio banale. A me viene da ridere, perché poi tra l'altro, siccome io sono ottimista proprio per antonomasia, non faccio mai poi... Leggo quando un assessore, soprattutto ai lavori pubblici, apro il giornale, intervista all'assessore pubblico, perché abbiamo fatto i marciapiedi, abbiamo fatto le strade. Va tutto dovere, questo. Ma volete che risponda io... A me... Allora, io di tanto... ma io quella è la risposta che ho dato sul mio lavoro. Trovo qualche amico che si dice, ma perché ridere solo? Rido perché sto leggendo tutto quanto. E questi invece si credono, madonna che ho detto. Oppure... Beh, però di fronte, lei prima mi ha dato l'assist, e adesso faccio il gol. No. Perché lei prima ha detto, dopo un anno di nulla, non l'ha detto, l'ha detto, però lo dico io, dopo un anno di nulla... È normale che anche fare il minimo indispensabile significa fare molto. Ma no, come no? A me dispiace dirlo, però se nei 5 anni precedenti non è stato dato un permesso di costruire e magari adesso si riattiva l'edilizia e quindi si fanno lavorare le persone, perché non ci dimentichiamo che poi quando un settore si rimette in moto, non è solamente l'imprenditore che guadagna, ma fortunatamente adesso, sono i lavoratori. Soprattutto adesso, grazie al mio amico Roscioni, perché è l'assessore all'urbanistica, è un assessore che è veramente... Esatto, è una persona competente, farà il suo lavoro, molto, farà il suo dovere, farà il suo dovere, come dicevamo prima, l'assessore ai lavori pubblici deve fare i lavori pubblici, è giusto, l'assessore al bilancio deve fare il bilancio, giusto, ma lo deve fare, però lo deve fare, perché ci sono anche assessori, ma se enfatizzano certe situazioni che sono banali e magari la gente dice, madonna quello che ha fatto, il marciapiede che ha pagato te, quindi lo doveva fare, capito qual è il problema? Sì, ma a fronte di situazioni in cui i lavori non vengono fatti, secondo me farli, allora il fatto di aver aperto la strada, quella famosa, adesso non mi ricordo come si chiama, che incrocia... Via Cesare Battisti, dopo 5 anni, allora, lavori dice, avviati dai 5 Stelle. Il trionfalismo, ma era chiuso ancora, è dato l'avvio adesso ai lavori, io l'ho visto dare, poi dopodiché se ci hanno raccontato tante storie, il dato è che oggi è aperta anche via Cesare Battisti. Anche quello, mi scusi, ma non è che voglio dissentire, è un processo naturale.
Da quando è mondo è mondo? Allora, quello è il processo naturale. Il fondo immobiliare, io sono arrivata che si parlava del fondo immobiliare, no? Stiamo parlando sempre dell'hub portuale, parliamo dell'hub portuale, ritorniamo anche a quello. Per 5 anni loro hanno messo i 3 milioni in bilancio e poi li hanno ritolti, hanno rimesso 3 milioni in bilancio e poi li hanno ritolti, li hanno sterilizzati con meccanismi. Noi siamo arrivati, abbiamo detto facciamolo, abbiamo conferito gli immobili. Adesso vedremo, ovviamente il Covid non ci ha aiutato, Il Covid non ci ha aiutato perché ovviamente lì si tratta di investitori, di investimenti che si scoraggiano nel momento in cui c'è questo fermo totale, però questo non è ovviamente responsabilità dell'amministrazione. Però c'è sempre un contenzioso però, perché il Presidente dell'Autorità Portuale non è che sia proprio dispostissimo a dare questi soldi. Fino a che sta lì. L'autorità portuale non deve darci soldi. Parliamo del fondo immobiliare per quanto riguarda la raccolta degli investimenti. Quindi c'è una società che è la Namira che non abbiamo scelto noi. Noi il pacchetto ce lo siamo trovati, è vero. Però è vero pure che, io l'ho detto anche in Consiglio Comunale all'inizio, quando veniva contestato dal Movimento 5 Stelle, è un nostro progetto, sì, ma non è importante avere la Ferrari se si tiene in garage. Io questo ho detto. La Ferrari bisogna tirarla fuori, tirarla a luce e mettere soprattutto la benzina, sennò la Ferrari perché è ferma lì. Cammina. Quindi è molto bella da vedere, però non serve a nulla. Se no poi combina i casini che ha combinato domenica, che si sono sbattute tutte e due. Domenica non è andata bene, quindi forse non ho fatto un esempio. No, ho fatto un esempio infelice. Però voglio dire, sono state stagioni. Un orgoglio nazionale. Sono d'accordo, sì. Poi, sì. Se c'è il pilota che in quel momento gli passa il classico momento. Che non si può dire in televisione. Succede, questo succede a tutti. Senta, ma l'intervista su TRC, io l'ho scritto pure domenica scorsa, non so se lei l'ha letto, a me è piaciuto molto il sindaco che ha espresso quello che sono i suoi sogni, di vedere una città, isola pedonale al viale, stabilimenti balneari. Su quello ci sarebbe da discutere perché ho capito, vuoi star male a Cilecchia perché io non vedo più male. Vabbè, però gli stabilimenti si possono fare pure. Si possono fare per esempio delle piscine, delle strutture. Adesso con la piscicoltura che faranno lì a Frasca, quindi riceveremo il colpo di grazia. Però al di là di questo. Ti tira fuori tutti gli argomenti oggi con me. No, io non tiro anche la piscicoltura. No, assolutamente. Beh, è dato di fatto, lei lo sa benissimo. Lei che vede come. Qual è, secondo lei, la priorità di cui avrebbe bisogno, uso il condizionale, perché la sto chiedendo a lei, perché non so se poi è condiviso anche dai suoi colleghi di maggioranza, la priorità di cui avrebbe bisogno Cilecchia? Servizi funzionanti, che lo so che è un minimo, è il minimo sindacale, però secondo me per far ripartire una città che oggi purtroppo ha grosse difficoltà a fare anche l'ordinario, l'abbiamo detto prima, ma non per colpa del porto, non per colpa di Enel, non per colpa di chi dà i soldi a Civitavecchia, perché noi non ce lo dimentichiamo che Enel anche, per esempio, per toccare Enel appunto, a parte che fa le opere compensative, quindi tutti gli anni sborsa dei soldi, ma poi Enel dà anche dei soldi al comune di Civitavecchia. Quindi quello è il guaio. Ma quello è il guaio da una parte, però io non sono d'accordo sul non prenderli. Noi ci respiriamo l'aria, sì. No? Sì. E poi non prendiamo neanche soldi, che è stato il discorso di Cozzolino il primo anno, che io ho trovato assolutamente non condivisibile. Ma io ho ragione, però mai che si deve finire per essere Enel dipendenti. No, e neanche sottomessi ad Enel, assolutamente brava, no. Nel tavolo della trattativa il comune... Un'altra mano, vedi quante volte ce la diamo? Ci stringiamo la mano un'altra volta. Nel tavolo della trattativa il comune deve essere la parte forte, però, non vedi, la parte debole. Ha toccato, io non so quelli che saranno gli sviluppi di questa amministrazione, perché così avete festeggiato il primo anno, vedo già un sorriso, avete spento la prima candelina, sì. Però ce ne sono altre 4 da spegnere. Io parlo fino al recente passato, che c'è stato, e Cilecchia ci ha avuto tasse altissime e servizi bassissimi, allora come la mettiamo? Quindi l'equazione è dissonante, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Non torna. E siccome ho la fortuna di avere davanti l'assessore al bilancio, per favore me lo spieghi, perché io non l'ho capito. Come si fa? Come si fa? Allora, noi da quando siamo arrivati, no, ci siamo trovati, e questo lo sapete, non è un tema di cui mi occupo io direttamente, perché CSP, no, sapete che non è...
una delega che è all'interno dell'assessorato al bilancio, però è ovvio una cosa, un tema su cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato tutti e abbiamo fatto molte riunioni, perché inevitabilmente CSP si riflette sul bilancio. Ma riletto un'altra volta nel pensiero. Vabbè, ma perché no, perché quella era un'altra obiezione che volevo fare, perché non ho mai capito, non ho capito che nella distribuzione delle deleghe, perché la delega CSP non sia stata inserita nel suo assessorato. Perché allora, doveva essere inserita? Perché proprio in base al piano di risanamento che ha redatto il presidente Carbone, è competenza esclusiva del bilancio. Sì, ma anche qui non è che le competenze sono a tutta stagna. Però, io collaboro benissimo con l'assessore Grasso. Ma per carità, parliamo, abbiamo un dialogo, perché sembra che facciamo parte di un'altra amministrazione. Io non sto facendo una critica a Grasso. Io dico, no, in realtà adesso gli è stata data e esatto, e lui certo e sta facendo il suo lavoro. Allora, quello che io dico però è che anche gli assessorati non sono a compartimenti stagni, non è che un assessorato non comunica con l'altro, quindi è ovvio che l'assessore molto spesso, l'assessore Grasso molto spesso è presso i miei uffici e ci confrontiamo su queste tematiche. Ma perché? Perché Grasso è una persona intelligente, sa benissimo che si deve rapportare con lei, perché proprio materia di bilancio. Ma il lavoro di confronto su CSP coinvolge tutti i servizi, coinvolge l'ambiente. Comunque, perché per quanto riguarda i l'igiene bassi urbana, sì. E tasse alte, sì. Altissime, sì. Anzi. Quello è l'obiettivo. Quello secondo me deve essere l'unico, uno degli obiettivi dell'assessore al bilancio. Magari. Uno degli obiettivi. Forse la gente che ci segue lo considera il primo obiettivo. Il primo obiettivo, sì, non l'unico però, intendo questo. No, cioè l'unico no, perché insomma però cerchiamo di darci più obiettivi, perché 4 anni... quando si parla di tasse, la gente, certo, le orecchie... Beh, ma infatti anche in questi giorni abbiamo già la fila fuori l'ufficio tributi, perché sta arrivando la bollettazione della Tari, ovviamente le persone vengono a chiedere chiarimenti, perché spesso si cade anche nell'errore, dice quest'anno è aumentata perché vedono la rata, quel discorso che faceva lei, la rata più alta, però è semplicemente perché l'anno scorso erano 4 rate, da 4 è diventata 3 rate. Ma non solo, c'è un altro problema anche. Altro problema che sembra anche qui paradossale a mio modo di vedere, modestissimo modo di vedere, è che il regolamento precedente, quando c'era la raccolta stradale, prevedeva delle riduzioni per la distanza del cassonetto. La famosa riduzione per la distanza del cassonetto, essendo oggi passata al porta a porta, non è più applicabile. Quindi tutte le utenze che usufruivano di quella riduzione oggi non potranno più usufruire poi di quella riduzione. Però nella zona 2, se prende dal prossimo 15, se letta adesso... No, non è il prossimo 15. Allora, quella era una data... successivamente alla quale si poteva avviare lo studio di fattibilità. Io questo lo voglio chiarire, perché quella delibera ha creato il putiferio. Ha creato il putiferio, perché io ho letto articoli di giornali. Adesso tolgono i cassonetti, mi hanno chiamato sul cellulare, mi hanno pregato di revocare la delibera. Però forse è stata troppo chiara. Non solo a me, ma anche... Ma la comunicazione sempre, perché la delibera la è chiarissima. Io infatti comune, ho chiesto... Io quello che dico prima dico anche adesso, e non è una giustificazione. No, no. Allora, quando noi facciamo i comunicati, io quando scrivo i comunicati, ovviamente per quello che mi compete, non posso scrivere comunicati per le materie che non mi competono. Io quando scrivo i comunicati cerco di essere chiara e di dare delle spiegazioni anche tecniche, perché secondo me i cittadini le meritano, perché non è che i cittadini non capiscono. Quando i cittadini vengono adeguatamente informati, il problema è che quello che dico io non fa notizia. Quindi molto spesso mi trovo a dire, ma guardi anche con i miei familiari, e mi dicono, vabbè, ma perché questa cosa non l'avete fatta? Ma guarda, io ho fatto il comunicato. Probabilmente il comunicato era talmente asettico che non piaceva a nessuno, quindi nessun giornale lo riporta. Questo è quello che è successo in Consiglio Comunale. Di tutto il Consiglio Comunale, dove si è approvato un bilancio comunale importante, l'atto più importante dell'amministrazione tedesco, l'abbiamo detto, quello che è stato riportato maggiormente dai giornali il giorno dopo, sa che cos'è, e lei lo sa, perché probabilmente l'ha riportato anche lei e ci ha richiamato anche lei, non lei, vabbè, non lei direttamente. Io però sono un povero pensionato. TRC sicuramente ha riportato qualcosa, perché io mi ricordo i video. È stata il sipario momentaneo, qualche battuta tra il consigliere Mirko Mecozzi e la consigliera Attig. Sì, però non ci sono soltanto i giornali telematici, ci stanno anche i cartacei. Certo, certo. Allora, che ci sono anche i cartacei, sì. Per cui, però, ha ragione, va bene. Grazie, mi dà sempre ragione oggi. No, su questo, no, 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 ci siamo trovati, perché
Io gli ho detto sulle cose che dissento da lei su certe situazioni, no, ma mi sembra che lei si è trovata pure d'accordo, sì, anche sulle tasse altissime. No, 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 su quello sono d'accordo, perché non servizi, può essere... E i servizi, e proprio... i servizi improponibili, diciamolo. Come diciamolo, facciamo? Diciamolo. Facciamo il verso alla famosa trasmissione di Arbore, proprio il livello, eh? Allora... Sì, no, su questo le do ragione, e quello deve essere l'obiettivo. No, ma poi non è una ragione, è che lei però c'ha come obiettivo proprio di inquadrare la situazione in questo verso, cioè di ristabilire un po' quantomeno un equilibrio. Sì, sì, ma infatti quello che lei mi chiedeva era da dove partirebbe, qual è la priorità. La priorità è quella, perché le grandi opere vanno benissimo all'interno della città, vanno bene le opere che fanno ricominciare il lavoro, perché ovviamente è importante anche che le persone ricomincino a lavorare. Tra le grandi opere ci sono anche i quattro gruppi a turbogas? No, beh, quello non, ah, no, non competerebbe comunque in ogni caso al Comune di Civitavecchia, tra le grandi opere, in ogni caso. Voi lo sapete che certe cose ci passano sopra la testa, nonostante lei, noi diciamo tanto di no. Tanto lei fa parte della giunta, non lo voterà, però ci sarà il Consiglio Comunale, vedremo. Lei lo sa che certe cose ci passano sopra la testa. Io mi ricordo bene. Ecco, perché il Consiglio Comunale della sua riconversione a carbone. Quindi lei lo sa. Che noi a volte non abbiamo neanche voce in capitolo, nonostante dicano che è il contrario, nonostante alcuni spendano certe tematiche. Lei, beata lei, è buon per lei, è giovanissima, io sono vecchio, c'erano i sindaci che si legavano ai ciminiere. E che è successo? Che dopo 24 ore, sì, alzato la paletta, sì alla riconversione a carbone. Ora vedremo al Consiglio Comunale, vedremo. Perché voglio scommettere, se facciamo un sondaggio su tutti contrari, tutto il Consiglio Comunale è contrario a Turbogas? Sì. E poi? Ci vedremo là. Che succederà? Tanto, va bene, ci diamo questo appuntamento. Lei starà tra il pubblico, perché tanto lei non può votare. No. Lei è l'assessore. Io mi complimento con lei. Grazie. Qui sono tornato serio. Prima scherzavo, perché mi piace scherzare. Qui invece sono serio. Mi complimento, perché veramente ho provato un grande piacere ad intervistarla. Grazie, grazie a lei. E soprattutto, anche per me è stato piacevole. Soprattutto per le risposte che ha dato e per la competenza che ha mostrato proprio per quanto riguarda il suo assessorato. Grazie. Di nuovo complimenti, assessore Di Paolo. Grazie. E la ringrazio di essere intervenuta. Grazie a voi per avermi invitato. Finisce qui il nostro incontro e ringrazio soprattutto a chi ci ha avuto la pazienza fino a questo momento di seguirci. Buonasera a tutti.